Ciao, sono Duke, bentornati su Magica Wizard Wars. Prima ho fatto una partita eccezionale dove tutti sapevano quello che dovevano fare, ovviamente non l'ho registrata perché è sempre così che accade. Spero che anche questa partita sia buona. Prima, stranamente, adesso la gente ha capito che deve supportarsi come una squadra e non andare da soli. E c'era proprio addirittura la gente che curava, è una cosa incredibile e mai vista. Vediamo ora cosa combiniamo. Come cavolo faccio a essere... Non capisco come faccio a essere ghiacciato, che avevo lo scudo per... Ah no, non avevo lo scudo per il ghiaccio, avevo lo scudo per il fuoco. Che stupido errore. Che errore proprio nell'iniziare. Adesso partiamo parecchio svantaggiati perché abbiamo solo uno spawn point. Vediamo, andiamo. Allora, gli altri hanno ucciso quei due che erano lì, quindi immagino che ora possiamo almeno prenderne uno. Saranno spawnati in alto a sinistra, no, invece sono spawnati in basso, quindi magari possiamo rubargli lo spawn in alto a sinistra. Che cos'è questo nome qua? Bug. Ah, qua glielo stiamo rubando, bene, c'è anche un altro. Bene, abbiamo preso questo spawn point. Vedo qua dalla mappa che uno dei nostri sta scappando. Però se scendiamo anche noi, magari lui vede dalla mappa che ci siamo e capisce che è il momento di attaccare. È fantascienza, mi rendo conto, però non sarebbe male. Oh, cos'è stato? Perché sono esploso? La morte! Ah no, era il napalm. Per fortuna che avevo lo scudo per il fuoco. E ucciso quello. Così si fa. Li abbiamo proprio ounati di brutto, come si suol dire. Siamo arrivati, boom. Tutti punteggi abbastanza bassi perché è stato breve il match, però un buon match. Adesso vediamo di registrare anche un altro. Mi dispiace solo non aver usato la morte, che ce l'avevo carica. Eccoci qui, secondo match. Colori freddi contro colori caldi. Vai, così ci piace. Non ho capito se vedo sempre le stesse persone nei match. E c'è un tizio che si chiama Shackbot o qualcosa di simile. Spero che non sia un vero bot. Chissà se è possibile che abbiano messo i bot. Spero davvero di no. Oh, li abbiamo distrutti. Chi è che l'ha fatto quel kill? Ah, non l'ho fatto io. Peccato. Stavamo tutti un po'... Qua sopra c'è qualcuno. Tieni questo. Dov'è che... Dov'è il tipo? Ok, morto. Però... Ah sì, me l'ha dato a me il kill, per fortuna. Mi sa che questo sarà un match molto breve. Dobbiamo solo andare a prendere lo spawn in cima. Col teleport farei prima. Ah no, sono in tre. Ok, niente. Siamo stati un po' lenti. Perché non voglio usare il teleport per il movimento a caso, perché altrimenti dopo non ho la morte quando mi serve. Come ha fatto a bruciarmi? Mi sa che sono morto, a meno che non trovi qualcuno, non ho trovato nessuno che mi aiuta. Perché questi qua non sono scesi? Vedevano di sicuro dalla mappa che ero io contro di loro, però tutto sommato hanno preso lo spawn, quindi va bene così, anche se dubito che ora riusciremo ad arrivare giù prima che lo prendano, infatti. Oh, cos'è successo? Dov'è? Perché stava diventando rosso questo? È preso ora? No, perché non me lo fa prendere? Non capisco. C'è qualcuno che non vedo, invisibile? Se vado fuori diventa rosso di nuovo. Perché?
Ma è un bug questa cosa? Non lo so. Forse servono due persone per prenderlo. Non capisco cosa sta succedendo. No, non parte il cerchiolino. Non sto facendo niente in questo match. Non posso passare la mia vita in quel cerchio lì solo perché fa cose strane. Only 75 tokens left. Oh no! Addio. Avete visto che quel tizio continuava a spararmi col raggio di fuoco quando io avevo lo scudo del fuoco? Non aveva molto senso. Comunque mi sono preso questo spawn. Vediamo se riesco a beccare quello lì che scappa verso il centro. Dai, 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 dai. Quanto cavolo sembra di camminare sul ghiaccio a volte in questo gioco. Fanno dei drift pazzeschi. Enemy has just stolen a spawn point. We Ci have stanno captured a fregando spawn gli point. spawn point alla grande. Dov'è che è quello? No, mi sono bagnato da solo. No, per fortuna no. Cosa spara quello? No, spara al ghiaccio! Non ho indovinato. Dai, vai, sparami la protezione. No, non mi spara niente. Sto commentando poco in questo match, me ne rendo conto, perché sono concentrato. Dai, brucia, brucia. Oddio. No! Stupidi fulmini, stupidissimi fulmini. Avevo anche fatto lo scudo dell'elettricità. Non so nemmeno se in realtà lo scudo dell'elettricità protegge dal fulmine o se bisogna per forza fare lo scudo di pietra o magari quello. Probabilmente questo qua bisogna fare contro i fulmini. In ogni caso vediamo di combinare qualcosa di buono. Scudo iniziale. Faccio sempre lo scudo iniziale con il fuoco, perché quando si brucia è brutto. Questo è ghiacciato, forse non è il caso di... L'abbiamo ucciso quello lì? Dai, cosa fa il mio mino? Non si riesce a spostare. Morto il primo, sì. No, non... Quanti cavolo di imp mi stanno inseguendo? Bruciate tutti. Questi sono tutti punti facili. Fuga. Spero che arrivi qualcun altro qua a aiutarmi, altrimenti da solo non combino molto. Ok, qualcuno sta inseguendo. Perché io sto bruciando e lui no? Ah, sono in due, si curano. Non combinerò niente. I nostri ovviamente sono tutti sparsi in giro e ora attaccheranno uno alla volta, venendo uccisi entrambi, di sicuro. Quando utilizzo troppi teletrasporti non combino molto. Devo capire che è meglio tenere l'energia per buttare la morte. Ok, ce n'è già uno che sta combattendo, forse possiamo combinare qualcosa. Sembra che il fuoco vada per la maggiore. Quello.
Ok, mi sono preso lo spawn. Nel frattempo, così almeno spawnano i minion. Dov'è che sono gli altri? Ne avevo visti, li avevo visti andare di qua. Sì, direi che stanno prendendo lo spawn in alto. Io e quell'altro tizio dalla minimap, che vedo dalla minimap, forse riusciamo ad arrivare insieme. Fra poco ho la morte. Brutta idea venire qua. Addio. Addio. No! Corri, corri, morte! Boom! È stato bellissimo! Ero lì a fianco alla morte. Grande fine con Death. 4-3, insomma, non il punteggio migliore del mondo. Però come score non è nemmeno basso, dai. Niente male questi match oggi. Grazie per aver seguito questo video. Ci vediamo al prossimo. Se il gioco vi piace, fatemelo sapere nei commenti, perché, non so, mi sembra che il gioco non abbia il seguito che si merita. Forse anche perché ora costa troppo, però quando uscirà sarà free to play, secondo me ci giocheranno in tanti.